Buon pomeriggio, videoforum per gli utenti di Repubblica.it con Giovanni Toti, consigliere di Forza Italia, consigliere politico di Silvio Berlusconi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Benvenuto, candidato, ce lo dica lei. Candidato capolista nella circoscrizione di Nord-Ovest, quindi Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Toti, prima di dare la parola ai nostri lettori che hanno inviato molte domande per lei su questa campagna elettorale che è arrivata agli sgoccioli, mi spiega che cosa fa il consigliere politico di Silvio Berlusconi materialmente? Il consigliere politico di Silvio Berlusconi da un mese a questa parte fa campagna elettorale nel collegio di Nord-Ovest e a volte con qualche puntata fuori. Cerchiamo di convincere i nostri elettori che andare a votare si deve, che bisogna votare Forza Italia, perché mentre Grillo grida rabbia dal palco, mentre Renzi predica speranza ma con poco, francamente, con poco concretezza, noi siamo l'unico partito dei fatti che abbiamo proposto un programma serio, cose da realizzare in Europa e cose che si dovrebbero fare in Italia. Spero che questo messaggio venga recepito. Senta, una battuta sulla notizia che abbiamo avuto ieri sera su questo cambio della guardia alla tesoreria di Forza Italia. Via Bondi, arriva la Rossi. Siccome ogni spostamento dentro il vostro partito ha provocato qualche fibrillazione negli ultimi mesi, questo che cos'è? Ordinaria amministrazione o un segnale preciso? Credo che questo non creerà nessuna fibrillazione. Sandro Bondi da tempo chiedeva di poter fare un passo indietro, l'ha chiesto lui personalmente, non è certo stato mandato via, se no sarebbe ancora lì. Abbiamo fare l'amministratore nazionale, è un gravoso impegno anche di tipo pratico e contabile. Sandro Bondi riteneva di non doverlo più fare per ragioni sue personali, di altre strade che vuole percorrere, ma non legate alla politica evidentemente. Abbiamo sostituito con un uomo, una donna, in questo caso non un uomo, molto vicino al Cavaliere, anche perché gestendo in prima persona il partito il Cavaliere è giusto che ci sia una persona con cui lui si raffronta quotidianamente, ma non credo ci sarà alcuna fibrillazione. Bondi è e resta in Forza Italia come lo è da 20 anni. Senta Toti, io ho un fastidioso ritorno in cuffia, prego la regia di toglierlo per consentirmi di... La vedo agitato, non credo sia per mia colpa. C'è un sonoro in cuffia che ci disturba, ma credo che i nostri ascoltatori e utenti non lo stanno ascoltando. Le chiedo, mettiamo un po' i piedi nel piatto dopo i convenevoli, approfitto anche della domanda di Marcello Fabrizi che possiamo vedere nel primo dei nostri cartelli. Parlare di sondaggi in questi giorni è vietato, ma sembra che abbiate messo in conto di arrivare terzi dopo il PD e dopo Beppe Grillo, vedremo in che ordine. Berlusconi però qualche settimana fa parlò del 25% come obiettivo possibile, è un obiettivo al quale avete rinunciato e se sì, qual è la soglia Toti che vi farebbe ritenere soddisfatti o comunque che non ritenereste un disastro? A due giorni dal voto mi sembra francamente imprudente, sono i giorni in cui la maggior parte degli elettori decidono che cosa fare. Allora Berlusconi ci ha abituato a grandi rimonte negli ultimi giorni di campagna elettorale, quella contro Bersani di poco più di un anno fa ne è testimone. Dall'altra parte abbiamo avuto una scissione, un anno difficile, il presidente Berlusconi sta facendo una campagna elettorale molto limitata per la sua situazione. Io credo che un buon risultato sarebbe mantenere i nostri voti a netto delle poltrone del nuovo centrodestra. Non riterei comunque un disastro in nessun caso, capisco che può sembrare una risposta evasiva. Beh, se prendete il 10% sarà un disastro. No, certo, ma non è questo il tema. Io ritengo che abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento e ristrutturazione del centrodestra partendo da Forza Italia. Siamo tornati a Forza Italia, stiamo cambiando parte della classe dirigente, abbiamo imboccato un percorso legato ai club e al territorio. Siamo a metà del guado, come si suol dire, è una verifica di medio periodo. Io spero che vada bene, sono sicuro che andrà bene, lo ripeto, perché siamo più concreti e affidabili di molti altri che urlano in questo periodo. Dopodiché non riterei un disastro qualsiasi risultato, salvo, come dire, le sue nefaste previsioni. No, era un'ipotesi, nessuna previsione, sono anche vietate. Senta, una battuta velocissima, Toti, poi parliamo di giustizia anche attraverso le domande che sono arrivate per lei qui in redazione. Una sentenza passata in giudicato, quella per Silvio Berlusconi sulla questione dei diritti televisivi, sentenza giudicata da tutti voi politica, ma al di là di questo è una sentenza emessa dallo Stato italiano e dalla magistratura. Non sarebbe stato più opportuno che Berlusconi non la facesse questa campagna elettorale? Dal punto di vista istituzionale? Assolutamente no. Abbiamo detto che questa sentenza la riteniamo non solo politica, ultrapolitica, dove arriva dopo 20 anni di persecuzione a Berlusconi, 57 processi, mentre da imprenditore non aveva avuto
neanche una, è una sentenza che ha fatto strame del diritto alla difesa, che non ha condannato peraltro chi i bilanci di Mediaset in quegli anni li ha firmati, ma ha condannato un azionista esterno. È una sentenza che grida vendetta, come se, a mio avviso, ovviamente sono opinioni mie, ma del nostro partito nel complesso, la decadenza del Senato è stata fatta in modo illegittimo applicando retroattivamente una legge. Oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha parzialmente emendato da un punto di vista della campagna elettorale una sentenza ingiustissima, concedendo una limitata agibilità politica a Berlusconi. Di questo siamo soddisfatti. Certo, non è la campagna elettorale che avremmo voluto, e con Berlusconi al massimo della sua potenzialità espressiva. Non può muoversi che da due città, non può parlare di giustizia, questa è una cosa abbastanza turpe invece che i magistrati minaccino sugli argomenti un leader politico. Quindi è una campagna elettorale che facciamo con il nostro leader con le mani legate, ma la affrontiamo con tutta la tenacia e l'ottimismo del caso. Senta, io la invito a restare in tema attraverso due messaggi arrivati alla nostra mail. Paola Bruno, credo che saremo in grado di vederla tra un secondo, questa domanda scrive: 3 gradi di giudizio per Berlusconi, 3 gradi di giudizio per Dell'Utri, 3 gradi di giudizio per Matacena. Come si fa a parlare di complotto e di magistratura politicizzata? Questo, insomma, le scrive Paola. Un attimo, perché se riusciamo a farlo, Alberto Checcoli è un'altra domanda in tema, le chiede direttamente, prendiamo spunto dalla cronaca per parlare di politica, lei crede che sia necessario fare una legge severa contro la corruzione? E se sì, Toti, come crede che Forza Italia possa dare un valido contributo alla stesura di questa legge, se proprio il suo partito annovera tra le proprie file il più alto numero di persone indagate o inquisite o condannate? La stessa domanda vale per l'evasione fiscale o per complicità con la malavita organizzata. Ora, ovviamente, un attimo soltanto. Questa è parzialmente diffamatoria come domanda, però. Io registro quanto ci scrivo. No, non c'è problema, rispondiamo a tutto. Da dove partiamo? Partiamo dal fatto che comunque ci sono fatti giudiziari imbarazzanti, da Scajola a su Scajola, francamente, mi sento di dire che non è in lista con Forza Italia, e non è in lista con Forza Italia con il mio parere che non lo fosse, e con il parere che il Presidente Berlusconi ha accolto ritenendolo giusto. E non l'abbiamo fatto perché non ci facciamo certo imporre le liste della magistratura e restiamo garantisti, e mi auguro che Claudio Scajola dimostri tutta la sua innocenza. Però è un fatto che non è nella lista del candidato del Nord-Ovest come lui voleva, perché fa parte di quel rinnovamento che abbiamo iniziato, un rinnovamento che fa di base il fatto che la casa al Colosseo, ad esempio, ma è solo un esempio, è un fatto che certamente ha creato disagio agli elettori. Siccome credo che queste elezioni europee debbano essere il primo passo perché i partiti in generale riconquistino la fiducia di questo paese, non possono esserci persone buone per tutte le stagioni, neppure in Forza Italia. Dell'Utri non era candidato neanche l'altra volta. Matacena, francamente, io ero bimbo, non so che dire, non è più in Forza Italia, anzi era nel PDL, in Forza Italia Nuova, non c'è mai stato fin da tempo. Se vogliamo addebitare anche le compre dei ladroni crocifissi con Gesù Cristo, potete farlo, ma non sono colpe nostre. Che Forza Italia sia il partito col più alto numero di inquisiti, francamente, leggendo le cronache di questa mattina, non mi pare proprio. Mi sembra che un arresto a Napoli sia stato addebitato a un altro partito, a dei colleghi che fino a poco tempo fa erano con noi, e anche sul caso Expo Grillo, mi pare che fosse coordinatore di NCD in Liguria, non era certo un collega di Forza Italia, quindi non siamo esattamente il partito che è al centro di questa offensiva giudiziaria, ma resto in ogni caso garantista, non è quello che ci farà dare il nostro giudizio. Io penso che la legge anticorruzione in Italia ce ne siano, e ce ne siano molte, andrebbero applicate. Penso che la politica debba difendere con grande attenzione, al di là della magistratura, la sua qualità politica, sia del personale sia delle sue idee. Toti, L'Expo una battuta l'abbiamo portato noi a Milano e lo proteggeremo fino in fondo. Nessuno si appropri di una cosa su cui Forza Italia ha lottato e che vale alcuni punti di PIL, e che, le assicuro, proteggeremo fino in fondo. Una battuta, però, chiudiamo su questo tema, parliamo di economia. Un sì o un no? Antiriciclaggio più severo e falso in bilancio più stringente, ritorno di quel reato. Siete d'accordo, sì o no? In questi due casi. Se ne sta discutendo il Senato. Se ne sta discutendo. Io potrei dirle di sì, dato il clima generale. Però guardi, io non sono per le grida manzoniane che poi non vengono applicate. Io sono per delle leggi equilibrate, eque, che poi però
vengano applicate con serietà dalla nostra magistratura, cosa che non spesso accade. Quindi lei dice le leggi che ci sono basterebbero, io ci vorrebbe un diverso funzionamento della giustizia. Se il nostro Parlamento italiano legiferasse un po' meno, ma le amministrazioni dello Stato applicassero un po' meglio le leggi che abbiamo, si funzionerebbe meglio. Fare sempre leggi sul tipo emergenziale per poi vederle non applicate non è una sana politica. In generale, nel merito bisogna discutere, leggere i provvedimenti, vederli. Su questi provvedimenti nel caso di specie ho alcuni dubbi, ma non ho nessuna contrarietà di fondo. Senta, che impressione fa, e poi leggeremo la domanda di Gabriele giunta alla nostra redazione, che impressione fa per la prima volta dopo 20 anni vedere in qualche modo un Berlusconi sullo sfondo, al di là della situazione contingente di cui ci ha parlato prima relativa alla sentenza Mediaset, un Berlusconi sullo sfondo, comprimario rispetto allo scontro principale che in questi ultimi giorni è diventato Renzi Grillo? Sì, ma guardi, gliel'ho detto, è uno scontro che occupa le televisioni perché fa spettacolo, uno dice che è oltre Hitler, urla, vuole squartare il cane Dudù e inneggia la rabbia di un paese, è un partito che ha come programma politico neppure un cambiamento, una vendetta quando si parla di processi in piazza giornalisti e politici. Dall'altra parte c'è Matteo Renzi che si spende molto, va in giro parlando di speranza, di bellezza, cose tutte sostantivi che ci piacciono moltissimo, ma non dà nessun appiglio concreto su come realizzarle. Noi stiamo facendo una campagna seria, basata sui fatti, crediamo di poter fare delle cose. Quindi sullo sfondo, per modo di dire, sulla serietà, noi siamo, credo, non sullo sfondo, ma in cima al palcoscenico. A proposito di campagna elettorale, di promesse e di impegni, la domanda di Gabriele che annunciavo prima. Vorrei sapere come fa Berlusconi a promettere che alzerà le pensioni minime a 1000 euro, lo ha detto qualche giorno fa, e se poi dice che non ci sono le coperture neanche per gli 80 euro in busta paga, a meno che non li dia di tasca propria come fece con l'IMU nel 2012. Ma insomma, no, 1000 euro una tanto, sì lo so, questa è infatti è una battuta probabilmente, 1000 euro una tanto me li aveva promessi ai pensionati nel 2011, ma evidentemente passate le elezioni la memoria vacilla. Vabbè, questo è un principio di ogni democrazia, ma detto questo, se non ci sono i soldi per gli 80 euro, come ci sono per i 1000 euro? No, guardi, il problema vero è che i soldi per gli 80 euro sulle coperture, a me non appassiona la battaglia sulle coperture, a me appassiona la battaglia su il modo di fare politica economica. Gli 80 euro a mio avviso non sono stati destinati nel migliore e più utile dei modi per questo paese. Dopodiché uno Stato... Dove li avrebbe destinati? Se io avrei destinato i 10 miliardi di euro a ridurre il costo del lavoro. In Italia la tutti prima... sul cuneo fiscale. L'avrei messi tutti quanti sul cuneo fiscale, ci avrei aggiunto anche altri che hanno sparpagliato in giro per fare un po' di fumo, li avrei messi tutti sul cuneo fiscale, non c'è dubbio. Anche perché, attenzione, visti i dati di questo primo trimestre, si rischia di dare 80 euro a delle famiglie che tra poco avranno un altro disoccupato. La nostra prima e drammatica emergenza è il lavoro. Un giovane su due senza il 13% di disoccupazione. Noi dobbiamo defiscalizzare le nuove assunzioni, defiscalizzare le assunzioni di disoccupati, decontribuire, non far versare i contributi per 3 anni alle nuove assunzioni e defiscalizzare totalmente gli utili di impresa reinvestiti per nuovo processo, nuovo prodotto nella stessa impresa. Deburocratizzare non costa nulla, tutte autorizzazioni ex post e non ex ante, chi sbaglia paga e paga in prima persona a livello amministrativo, penale, come sarà. Così riparte il mondo del lavoro, è l'unica cosa di cui l'Italia ha bisogno, la prima. Adesso parliamo un attimo di Europa, anche perché l'Europa, come sempre, alle elezioni europee resta spesso sullo sfondo, al di là della propaganda. Però c'è la domanda di Andrea Altana, che credo riprenda da dove lei ha terminato. Berlusconi si è presentato 20 anni fa promettendo una rivoluzione liberale. Lei parlava prima di defiscalizzazioni, di semplificazione. Di questa rivoluzione non si è vista traccia, nonostante Berlusconi sia l'uomo nella storia della Repubblica Italiana che ha governato più a lungo e con la maggioranza più ampia. Perché dovremmo votare ancora per lui? Stavolta perché sarebbe diverso? Ma è una sorta di dannazio memoria dei governi Berlusconi. I governi Berlusconi hanno fatto molte cose buone. Non è vero che la riforma liberale non c'è stata, ricordo che c'è stata una riforma istituzionale importante fatta nel 2005 che poi venne abrogata da un referendum dal partito di Matteo Renzi che ora sostiene di volerle fare le riforme, meglio tardi che mai, ma noi le avevamo già fatte. C'è stata una riforma della legge del lavoro molto importante, la legge Biagi, che poi è stata cambiata con la Fornero, è stato un errore cambiarla, era una legge che funzionava. Ci sono state tantissimi provvedimenti che poi sono stati solo parzialmente applicati in tema di deburocratizzazione, perché purtroppo il titolo quinto della Costituzione dà competenze alle regioni, vorrei dire solamente quello che era lo slogan padroni in casa propria, che prevedeva una serie di possibilità per i proprietari di immobili di intervenire sui loro immobili senza autorizzazioni, tutti bloccati da una serie di regioni che
avendo la competenza amministrativa, ma possa andare avanti a lungo le grandi opere. Il governo Berlusconi ha fatto più di qualsiasi altro governo nella storia della Repubblica, non sempre gli è stato riconosciuto. Le grandi opere, ha detto, allora io recupero la domanda di Pier Giorgio Matulli, potremo leggerla tra un istante, desidererei chiedere più a Berlusconi che a Toti, ma abbiamo Toti qui e risponderà, è consigliere maestà, politico, risponderà avremmo voluto, ma... Che fine ha fatto il grande progetto per l'Aquila che doveva stupire il mondo? Dopo l'assurdità di un capo di governo che si è recato oltre 20 volte all'Aquila, dopo aver speso somme enormi per case che hanno portato i cittadini lontani dal capoluogo e compromesso la ricostruzione, ora non se ne parla più e avanti così. Cosa no, guardi, è una cosa francamente poco accettabile. Io credo che gli interventi sull'Aquila siano stati tempestivi e fatti bene. Le new town famose su cui sono stati sistemati moltissimi delle persone dell'Aquila che hanno perso le case sono ottimi complessi residenziali. Il centro dell'Aquila è ancora da ricostruire, è un lavoro molto complicato, va ammesso, perché c'è sovrintendenze, competenze incrociate, va anche detto che le autorità locali spesso hanno dimostrato una visione politica diversa da quella del governo sui piani di ricostruzione, quindi anche qua c'è stato un conflitto tra burocrazie che ha certamente rallentato. Io credo che all'Aquila sia stato fatto un ottimo lavoro, definire che ridicolo che 20 volte un premier va in una zona dove ci sono state centinaia di morti e è distrutta da un terremoto, giudico, qualifica da solo, come dire, la domanda. Si vota per il Parlamento europeo, ricordiamolo, tra i primi impegni del governo Renzi c'è quello di rinegoziare il fiscal compact come per il rientro del debito. Lei è d'accordo su questa strategia? Forza Italia è d'accordo? Assolutamente d'accordo, ma dico di più, bisogna rinegoziare anche il patto di stabilità, vede, è un folle. È difficile quello, eh? Ma è folle, come chiede anche d'altra parte la nostra Confindustria e tutte le associazioni datoriali del nostro paese. È folle considerare all'interno del 3% del rapporto deficit PIL anche il cofinanziamento dei fondi europei. È come il gioco dei tre bussolotti che ogni tanto si trova negli autogrill. Non si vince mai. Se l'Europa deve mettere 7, l'Italia deve mettere 3, ma quel 3 è bloccato dal patto di stabilità, l'Europa non mette 7 e noi sa quanto ci perdiamo, circa 5 miliardi e mezzo di euro l'anno tra quanto diamo all'Europa e quanto ci torna indietro all'Europa. Margaret Thatcher disse subito, appena diventata primo ministro inglese, all'Unione Europea, I want my money back, ridatemi indietro i miei soldi. Se gli inglesi mettono 1.000 sterline, vogliono indietro 1.000 sterline. Se gli italiani mettono, sono il terzo contributore dell'Unione Europea e mettono soldi nell'Unione Europea, li vogliamo indietro. Anche perché ci facciamo carico, mi perdoni, di operazioni di tutela dei confini come quella Mare Nostrum, che a me non piace ma che comunque è in corso, che dovrebbe pagare l'Europa, invece paghiamo noi. Ci facciamo carico di clandestini e richiedenti asilo che costano 1.000 euro circa al mese, mentre i nostri pensionati sociali ne prendono 500. Un'Europa così, francamente, non la vogliamo. Alfano ha detto stamattina che se l'Europa non ci aiuta con Mare Nostrum, noi smetteremo di... ci detrarremo le somme che spendiamo per controllare l'immigrazione dai fondi che abitualmente, in modo periodico, mandiamo alla guerra. D'accordo? Per la prima volta mi sembra una buona idea d'Alfano. Dovrebbe però spendersi un po' di più. Bisogna anche capire come arginiamo questo flusso di clandestini al netto di chi lo paga. Quindi, anziché tenere le nostre motovedette a far risparmiare benzina agli scafisti che li prendono in mezzo al mare e li portano noi, forse dovremmo mandarle a ridosso della costa libica per prenderle e riportarle a terra di là. Toti, dicevamo l'Europa, abbiamo pochi minuti, cerchiamo di andare rapidamente. Non si sente un po' dentro un paradosso, visto che tutti parlano di meno austerità e più crescita? Questo è, diciamo, il mainstream di questa campagna elettorale, ovunque, anche in Europa e nel resto d'Europa. Non si sente un po' dentro un paradosso, visto che probabilmente un presidente della Commissione europea che si chiama Schulz, che voi non amate particolarmente, no, potrebbe aiutarlo questo processo più di un presidente di altra estrazione politica? Non credo che il presidente Schulz, nel caso fosse eletto, aiuterà questa cosa qua, perché è espressione del Partito Socialista europeo ed è espressione soprattutto da anni di quella burocrazia di europea che ha trasformato l'Europa delle speranze di Maastricht in un'Europa nevrotica legata solamente ai bilanci in partita doppia del debito degli stati. Abbiamo perso ogni senso d'Europa in questi cinque anni, in questi ultimi cinque anni. L'Europa doveva essere il motore dello sviluppo e dei diritti, oggi è il fanalino di coda dello sviluppo e anche dei diritti, perché è un'Europa dove c'è gente che ha troppi diritti e gente che non ne ha neanche una, come i nostri giovani disoccupati. Non va bene. Anche se, devo dirle,
che credo che la vera spaccatura e la vera battaglia al Parlamento europeo, spero che alla fine di questa battaglia di campagna elettorale ci sarà collaborazione, sarà tra i gruppi parlamentari del sud del Mediterraneo e i gruppi parlamentari del nord, non tanto tra socialisti e Partito Popolare Europeo. È una spaccatura verticale quella che descrive, c'è anche la spaccatura orizzontale che si profila, quella tra i populismi e diciamo altre forme di lettura politica di quanto sta avvenendo. La domanda di Enzo, la regia la sta preparando. Io penso e credo sia un sentimento diffuso che un parlamentare europeo, regionale o nazionale non debba guadagnare più del doppio di uno stipendio medio. Poi c'è qualche cifra in questa domanda, noi andiamo di corsa, ma il tema è posto anche perché i populismi in Europa sfruttano anche l'odio nei confronti di una classe politica che si è rivelata negli anni distante dai cittadini anche dal punto di vista economico. Totti, che dice? Sicuramente facciamo tutti una cura dimagrante. Sicuramente i costi della politica devono ridursi, questo non c'è dubbio. Sicuramente devono ridursi i costi dell'Unione Europea. Le faccio un esempio: due parlamenti, uno a Bruxelles e uno a Strasburgo, solamente perché due stati, Germania e Francia, vogliono avere la medesima grandezza e il medesimo peso, è un costo che i cittadini italiani non devono sostenere. E il Senato in Italia allora? Berlusconi è perplesso. Il Senato in Italia noi eravamo per riformarlo, per la verità l'avevamo riformato nel 2005, avevamo ridotto il numero di parlamentari, avevamo ridotto i costi della politica, li hanno abrogati col referendum. Ricominciamo, ripetita Juvent, ora il PD dice di volerlo fare, lo facciamo. Lo facciamo corrente. Berlusconi è un po' perplesso. Berlusconi dice una cosa molto semplice e molto chiara. Noi il bicameralismo lo vogliamo far finire, la politica la vogliamo far dimagrire, non per questo possiamo accettare una legge a scatola chiusa prodotta dal Consiglio dei Ministri di Renzi che fa veramente orrore. È un dopolavoro per sindaci rossi in vacanza a Roma. Mettiamoci insieme, scriviamo una legge sensata in questo senso e la voteremo. Il patto del Nazareno noi non l'abbiamo mai tradito né tantomeno modificato. È Renzi che ci ha chiesto di modificare l'Italicum, è Renzi che non riesce a sostenere una riforma del Senato dignitosa con i suoi gruppi parlamentari. Sull'Italicum chiudiamo perché il primo passaggio dopo questo voto sarà, però c'è Dirk Spaten che le chiede una ultima domanda divertente, vorrei sapere se esiste un argomento su cui il signor Toti non è d'accordo con Berlusconi e quale sarebbe nel caso. C'è qualcosa su cui francamente non lo so, io risponderei così, ci sarà di sicuro. Però fino adesso non l'ho ancora trovato, ma d'altra parte collaboriamo da alcuni mesi, un paio. Non... Risposta molto abile, devo ammettere. Senta, l'Italicum, ma ammettiamo che finisca lunedì mattina, domenica notte, ammettiamo che ci sia il PD primo partito, Grillo secondo partito e Forza Italia terzo partito, magari con una buona performance, sicuramente sopra la soglia di sbarramento di Alfano e del nuovo centrodestra. A questo punto di Alfano e Casini, perché Alfano senza, e Casini, senza l'UDC. D'accordo, ma l'Italicum che l'Italicum per noi sarebbe già legge. Se non l'avessero bloccato il Partito Democratico, perché ogni 10 giorni vuol cambiare questa legge per problemi suoi interni di congresso permanente, perché Renzi dice io governo, io decido, io faccio, ma poi si gira e il partito non c'è. E Alfano, che ha paura di andare alle elezioni e quindi tiene inchiodata una legge elettorale pur di non andare a votare e garantirsi la sua permanenza sulla poltrona a lui e ai suoi soci. L'Italicum sarebbe già legge se fosse per Forza Italia. L'abbiamo sostenuta sulle nostre spalle alla Camera, con i franchi tiratori del Partito Democratico, contro tutti e contro tutto. L'abbiamo messa al Senato, abbiamo chiesto ufficialmente con i nostri capigruppo di mettere in discussione, c'è sempre stato detto di no. Non si può. Però Berlusconi ha detto vedremo il risultato ieri. Sì, ma non si può addebitare a Forza Italia il fatto che l'Italicum non sia legge dello Stato. Siamo d'accordo sul passato, ma dopo le elezioni voi l'Italicum lo approvate? Sì, no? Posso dirle che dopo le elezioni non credo che sarà Forza Italia a chiedere di modificare l'Italicum, ma sarà un mare di gente a chiedere di modificare l'Italicum. Vedremo, ne riparliamo. Io la ringrazio, so che ha un aereo e scappa. Grazie a voi davvero, arrivederci, grazie buon dell'ospitalità lavoro. E buon lavoro a voi. Grazie a tutti quelli che hanno rivolto domande, a Giovanni Toti, al Video Forum di Repubblica.it. A presto. Arrivederci.